finisce per 2-0 questa gara tra l'Olympic Rossanese e l'Aprigliano. Allora, primo tempo davvero molto duro per la squadra di mister Pacino, nel secondo tempo siete usciti fuori con maggiore calma e maggiore qualità, però l'Aprigliano vi ha fatto veramente penare nella prima fazione del gioco. Sì, il primo tempo ho giocato sotto i nostri livelli, però devo dire che l'Aprigliano era messo bene in campo, tutti chiusi dietro, non ci davano sbocchi, quindi noi non abbiamo mai sofferto per l'intera partita. Loro il primo tempo erano tutti chiusi dietro, noi abbiamo cercato di raggirarli in tutti i modi, qualche volta ci siamo riusciti, però ci è sempre mancato l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo siamo entrati un po' più concentrati, abbiamo sbloccato subito la partita con Granata e poi è stata tutta in discesa, 2-0 con un uomo in meno, senza portiere. Abbiamo neanche voluto più di tanto affondare perché non mi sembrava giusto, visto che era stato espulso il portiere, visto che non potevano fare più sostituzioni. Quindi va bene il 2-0, al mostrando sono i 3 punti. Siamo con Mr. Stranges. Allora, per un tempo la Brigliana ha messo in difficoltà la capolista Olympic Rossanese, poi avete perso un pochettino di sicurezza, è uscita fuori la miglior qualità della squadra allenata da Pacino e poi alla fine è uscito questo 2-0. Sì, sono assolutamente vero, sono d'accordo, abbiamo fatto un tempo bene in cui non abbiamo concesso nulla, non abbiamo rischiato mai di prendere gol, siamo stati ordinatissimi, siamo stati compatti, abbiamo creato veramente delle difficoltà. Rammarico perché siamo entrati in campo e abbiamo preso subito l'1-0 e poi la partita per noi era praticamente finita, dovevamo essere bravi a rimanere in partita e cercare magari qualche episodio per pareggiare la partita, ma poi il secondo gol regalato completamente dai miei ha chiuso la partita. Buone indicazioni secondo me, perché nonostante le individualità ed il gioco dell'Olympic siete stati in partita per circa 50 minuti e poi tutto sommato gran possesso palla da parte dei padroni di casa, però i vostri portieri, perché oggi se ne sono avvicendati 3 in porta, tutti questi miracoli non l'hanno fatto. Sì, i nostri portieri sono stati praticamente inoperosi, abbiamo preso gol dove sapevamo di poter prendere gol, perché purtroppo strutturalmente la mia squadra non ha la forza di contrastare Mirabelli e Granata sulle palle inattive, quindi là sapevamo di poter prendere gol, abbiamo cercato tutta la settimana di lavorare su quel tipo di situazioni, purtroppo la Granata sovrastata il nostro difensore, c'è proprio un limite strutturale, i nostri due difensori centrali, nessuno dei due è un difensore centrale, però io sono veramente soddisfatto perché i 3 davanti, che sono 3 giocatori che non c'entrano nulla con questa categoria, sono stati imbrigliati molto bene. Anche al centrocampo catalano non abbiamo subito e là giocavamo con un 2000, un 99, l'altro 2001. Cioè.